A Milano inizia la settimana della moda e gli animalisti rompono i coglioni. Sentite una delle iene vegane, la signora Di Lenge, basta con il commercio sulla tortura di animali scoiati. Voglio dire alla signora Di Lenge che noi amiamo i capi di abbigliamento, anche quelli fatti con la pelle degli animali. Io li amo profondamente e porto qui, te la faccio vedere, caro David, eccola qui, una cintura di coccodrillo, di pelle di coccodrillo. Guarda qua che meraviglia. La cintura meravigliosa, fatta quasi a mano, di pelle, una cosa stupenda. La tocco, la pelle di coccodrillo, e la amo. Che bello. La pelle di coccodrillo. Si ammazzano i coccodrilli. Come non serve? A me piace la pelle di coccodrillo. Che cazzo vuoi? Non posso avere la pelle di coccodrillo? Qual è il problema? Sentiamo di legge. Il motivo della nostra manifestazione di oggi è chiedere di smetterla con questo commercio basato sulla tortura di animali, che comunque vengono scuoiati, che vengono di cui viene utilizzata la pelle, sì, le pellicce. Assolutamente. Siamo andati contro a manifestare sotto due brand che sono Ravizza e Prada, che direi che sono il top in questo commercio Ravizza inqualificabile, su cui tanti marchi invece stanno facendo marcia indietro. Sì, perché purtroppo esiste il politicamente corretto anche nei marchi, nei brand, no? Alcuni fanno marcia indietro, no, pelle di anima. Pensa te che ridicolaggine, esempio, che ridicolaggine. Ti confesso questo, sì. Quando sono andato l'altro giorno ho dovuto cambiare il cinturino del mio, sì, del mio orologio, un orologio al quale tengo moltissimo, sì, perché cioè, un valore enorme come al solito. Beh, no, enorme, diciamo, no, la verità, tu a casa tua nel quartiere Prati conservi in cassaforte, anche fuori, senza protezione, no, molti orologi, maledetto, giusto? Molti orologi di grande valore, la posso dire, di grande. No, questo effettivamente non bisogna dirlo. Nessun orologio. Ho un orologio a cui tengo per un valore affettivo. Sì. L'altro giorno mi si è rotto il cinturino, vado per cambiarlo in una nota gioielleria e mi dicono: guardi che bello, le metto questo di coccodrillo. Dico: assolutamente no, non voglio cinturini di coccodrillo. Come detto, sei ridotto. Guai. Lo sai che sei ridotto veramente? Assolutamente. Tu sei ridotto come quelli, come quelli che pensano di salvare il pianeta con ste cazzate. No, cioè, tu, ma non vai, penso a, che vai a incatenarti davanti all'ambasciata cinese che inquinano il pianeta, e anche se noi riducessimo a zero le emissioni o altre cose saremmo nella merda lo stesso, porca troia. Ma io non mi incateno davanti a nessuna ambasciata, perché ho una trasmissione la mattina. Questo è un pezzo del mio spettacolo, tanto per gradire. Sì, ma perché io mi devo, ecco, marchetta assoluta. Ma perché mi devo incatenare? Ho una trasmissione da fare la mattina io. Ecco, appunto, quando mi incateno? C'ho la trasmissione. Che cazzo mi devo incatenare? Devo lavorare, non ho tempo di incatenarmi la mattina. Ho quattro figli da mandare a scuola, da far studiare. Non mi posso incatenare davanti a una ballata. Non c'è dubbio. Allora, eravamo col mitologico Gianluca Brambilla, che è reduce.